Questa mattina noi abbiamo affrontato tutta la questione della ricerca in una sessione estremamente interessante, dove abbiamo anche illustrato, dove personalmente ho illustrato quella che è la proposta di legge già passata in giunta e dove abbiamo convenuto tutti della importanza della ricerca come fattore appunto strategico per riqualificare il nostro modello di sviluppo nella direzione della sostenibilità. Qualità della vita, ambiente e ricerca devono essere, c'è un legame inscindibile, profondo. Io credo che in questo passaggio epocale che stiamo vivendo oggi, di una crisi di questo nostro modello di sviluppo, di una crisi anche di disponibilità di risorse naturali che possano garantire per il prossimo futuro gli stessi livelli di consumo e di stili di vita di adesso, credo che occorra mobilitare tutte le energie disponibili, quindi il mondo della conoscenza, le università, i centri di ricerca, proprio per lanciare questa sfida della sostenibilità, cercando di soddisfare i nostri bisogni, i bisogni umani ma anche quelli sociali, sprecando meno risorse, quindi consumando meno energia, producendo meno rifiuti e così via. Quindi oggi il tema della ricerca legata alla qualità della vita verrà affrontata in diverse sfaccettature, non solo dal punto di vista sanitario, quindi della qualità della vita intesa come salute, eccetera, ma anche come la questione dei rifiuti, dell'energia, che sono questioni strategiche importanti. Pensiamo a quella appunto dell'energia che ci costringe in questi momenti, in questo periodo storico, a dover ripensare a un sistema energetico che possa superare quello fondato sulle energie derivanti dai fossili, quindi che sono in via di esaurimento. Quindi ecco, su queste questioni io non la faccio lunga perché ci sono, dico subito che alle 17, mi sembra che sia alle 17, è previsto un collegamento internazionale con il professor Florida. E quindi ci sono necessità, in quel momento bisognerà interrompere e quindi cerchiamo, sono adesso le 15:30, siamo di 30 minuti in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma credo che eventualmente, se non riusciamo a finire, sospenderemo e poi riprenderemo. Quindi io partirei con il primo intervento, che è quello del professor Carganico, che sul ruolo dei parchi scientifici e degli incubatori nel sistema biomedicale. Se viene qua. Ringrazio l'assessore Baronti per la presentazione e per l'invito a parlare oggi qui con voi di parchi scientifici. Visto che abbiamo un certo ritardo sulla tabella di marcia, cercherò di essere il più rapido possibile e di non rubare spazio agli interventi che seguiranno. Quindi, se siete d'accordo, mi limiterei a dare alcuni flash su quello che può essere il ruolo dei parchi scientifici e degli incubatori nel sistema biomedico delle scienze della vita. Quindi diciamo, vi darei alcuni cenni sul settore cosiddetto biotech italiano, alcune definizioni per intenderci, soprattutto vedo un pubblico eterogeneo, quindi qualcuno forse non è familiare con terminologie che noi usiamo tutti i giorni, quindi start-up e spin-off, il ruolo possibile dei parchi e degli incubatori. Mi scuso per il fatto che le slide sono in inglese, ma credo che siano abbastanza self-explaining. Allora, il settore cosiddetto biotech, e non mi soffermo su una certa confusione semantica che c'è tutte le volte che si parla di biotech, ma comunque diciamo queste sono le società che fanno ricerca e sviluppo nel settore della scienza della vita, almeno così le vedo io. In Italia sono in crescita, questo è un elemento positivo. Hanno raggiunto grosso modo il numero di 230 aziende secondo l'ultimo report di Asso Biotech del 2008. Sono distribuite, questo è abbastanza interessante per il sistema toscano,
in un certo numero di regioni, ma come vedete dopo la Lombardia, che la fa un po' da padrona con 78 aziende, e il Piemonte 31, viene subito la Toscana con 22 aziende, quindi diciamo una realtà dal punto di vista numerico importante. Ancora più importante se guardiamo le cosiddette Red Biotechs. Le Red Biotech sono le biotech che si occupano di scienze della vita e non di agro o di altri settori. Come vedete, subito dopo la Lombardia, che di nuovo è la prima regione, insieme al Piemonte a pari merito veniamo noi con la Toscana. Quindi diciamo, allora, se guardiamo il turnover, quanto sono grandi, quanto fatturano queste società, naturalmente la situazione è un po' diversa, perché in queste analisi vengono incluse anche delle grandi società che hanno una parte del loro business concentrato su prodotti di tipo biotecnologico, proteine ricombinanti, anticorpi monoclonali, eccetera, e che quindi fanno un fatturato rilevante. Allora la fotografia diventa un po' diversa, c'è la Lombardia ma subito dopo il Lazio, però una volta ancora la Toscana si posiziona saldamente al terzo posto. Quindi possiamo dire che in questo settore la Toscana è tra le prime 3-4 regioni italiane. Che tipo di aziende sono questi? Allora, se partiamo dall'alto, cioè dalle aziende che hanno già raggiunto un certo grado di maturità e che addirittura si sono presentate sul mercato borsistico, parlare di mercato borsistico in questi giorni non è particolarmente piacevole, e come vedete qui c'è un valore di capitalizzazione del maggio 2008 che io volutamente non ho aggiornato perché sarebbe un esercizio masochistico, però queste sono società, vedete, sono listate 8 aziende che sono arrivate in borsa. Vi faccio notare che, a parte i primi due casi, si tratta di società che si sono quotate negli ultimi 3 anni, quindi diciamo noi siamo all'anno zero della crescita di queste società. Siamo per la prima volta in presenza di un gruppo di aziende che hanno avuto accesso al mercato borsistico. Si sono quotate non solo alla borsa di Milano, ma anche in borse in mercati borsistici stranieri come Zurigo, New York, e avevano una capitalizzazione interessante, dico avevano, prima dello tsunami. Di che tipo di società si tratta? Da dove nascono queste società? Un brevissimo commento semantico, perché non abbiamo il tempo di approfondire. Sapete che una startup è una nuova iniziativa imprenditoriale, sostanzialmente che non nasce da una casa madre o da un'istituzione madre. Lo spin-off è qualcosa che, come dice il termine, si genera da un'entità madre. Ora, c'è una certa confusione in giro quando si parla di spin-off e spin-out. Lo spin-out è sostanzialmente un'iniziativa di un singolo individuo, un gruppo di individui che decidono di uscire da un'azienda e creare una nuova società. Lo spin-off è quasi sempre una iniziativa della stessa casa madre che decide di creare una nuova azienda dove deterrà una certa percentuale di controllo azionario.